Nato a Milano nel 1908, Veronesi è uno dei più significativi maestri dell'arte internazionale, vero depositario dei contenuti delle avanguardie storiche alle quali ha dato un contributo personale di primo piano. I suoi ambiti operativi riguardano differenti settori della cultura in genere e di quella visiva in particolare, dal teatro al cinema e alla musica, dalla fotografia alla grafica, dal disegno alla pittura. Fin dalla prima personale nel 1932 si orienta a quelle forme geometriche e astratte che gli rimarranno caratteristiche per l'intero percorso. Ci può spiegare perché ha scelto il linguaggio astratto come espressione di comunicazione visiva? Perché dopo gli studi di pittura che io ho fatto, non ero soddisfatto. Cercavo la mia strada, non la trovavo. Poi nel 1930 ho visto a Venezia, nel padiglione tedesco, la mostra degli artisti del Bauhaus. Ho conosciuto opere di Kandinsky, ho conosciuto opere di Schlemmer, eccetera, e ho capito questa è la mia strada. Ha significato per me il voler ricominciare da capo a studiare per capire bene che cosa volevo fare su questa strada, e sono andato avanti a studiare, fare esperienze, studi, eccetera, e fin che nel 1934 ho abbandonato completamente l'immagine figurativa e sono passato all'immagine astratta. Ecco. Elemento tipico della sua lunga ed affascinante avventura artistica è l'inesauribile curiosità nella sperimentazione. Quali ne sono state le tappe fondamentali? È una domanda fondamentale questa. Le tappe fondamentali sono state l'incisione. Sono state l'incisione dalle quali io ho iniziato con una serie di incisioni in xilografia, prima di tutto. Poi, e contemporaneamente andavo avanti con la pittura, eccetera. Poi la scenografia, perché nel 1933 Bragaglia, che è venuto a Milano, ha visto come dipingevo e mi ha detto: tu sei nato per fare scenografia. Allora questo ha voluto dire per me mettermi a studiare da capo i problemi della scenografia, le teorie, eccetera, e ho cominciato a studiare e a lavorare in scenografia. Poi c'è stata la ricerca fotografica, perché l'immagine fotografica è un'immagine, diciamo, molto, molto ricca dal punto di vista pittorico, anche se la fotografia, io sostengo che non è pittura, è un'altra cosa. Ecco, queste sono state le tappe principali della mia ricerca. Quale valore riveste la musica nella sua opera? Beh, nella mia opera la musica è sempre stata presente, perché io ho studiato musica per le mie necessità, ma non so suonare nessun strumento. Cioè, ho studiato musica per saper leggere la musica correttamente. E perché la musica, con la pittura, con le mie immagini, ha dei riferimenti assolutamente precisi, identici. Finché sono arrivato, dopo molti anni di studi, eccetera, a elaborare un modo di vedere la musica cromaticamente, con i colori. E ottengo di queste immagini. Ecco, questo è un frammento di una musica di Satie, nella quale io ho visto e faccio vedere
questo frammento in cui ogni zona di colore corrisponde a un suono esattamente con tutti i valori che il suono ha nella musica dello spartito, esattamente. Questo è un altro frammento di una musica di Prokofiev, La mattinata, è l'inizio, e anche qui voi vedete che la musica è rappresentata con gli stessi colori che abbiamo per esempio in Satie, ma la composizione è completamente diversa, perché chiaramente Prokofiev ha composto la sua musica in un modo diverso da quella di Satie. Questo è uno dei primi lavori che ho fatto ed è il tango di Stravinsky che l'ho eseguito, l'ho fatta, questa cosa nel 1970. Ecco. Questo è un altro frammento sempre del tango. E questo viceversa è un frammento di un'altra opera di Stravinsky che ho fatto anche questa attorno al 1973-74. Ecco, voi vedete come ci sono dei gruppi che si susseguono, si interscambiano esattamente come sono scambiate le note sulla musica scritta. Fra i tanti artisti del Novecento che ha conosciuto, con chi ha avuto il rapporto più fecondo? Oh, è una domanda difficile questa. Direi che l'artista che mi ha dato un rapporto più intenso, più fecondo, come mi hai domandato, per me è stato Molinoy. Anche se è un artista col quale ho avuto rapporti brevissimi, nel senso che io conoscevo il suo lavoro, studiavo il suo lavoro, cercavo di capirlo, eccetera, ma non lo conoscevo personalmente. Personalmente l'ho conosciuto alla fine del 1935, che avevo fatto un viaggio in Svizzera. E la sera che ero laggiù in Svizzera con un amico siamo andati a vedere la collezione di un collezionista svizzero e la combinazione ho trovato Molinoy, che era di passaggio per andare a Londra, per andare poi in America, e allora ci siamo conosciuti con grande gioia tutti e due, abbiamo parlato di fotogrammi e di fotografia più che di pittura fino alle 5 di mattina, scambiandoci le nostre idee, che lui il giorno dopo partiva, ed è stata una notte bellissima. Ecco, questo dopo si è rimasto in corrispondenza parecchio fino allo scoppio della guerra, poi lui nel 1944 è morto, e va bene, però è stato un artista dal quale io ho ricavato molte cose studiando. Colore e forma sono gli elementi essenziali del suo linguaggio pittorico. Quali sono le forme nelle quali meglio si identifica? Beh, devo dire subito che da molti anni, da molti decenni direi, le forme che io uso e nelle quali mi esprimo meglio sono le forme geometriche le più semplici, cioè il cerchio, il quadrato, il triangolo, naturalmente con tutte le loro modificazioni, con tutte le loro evoluzioni, eccetera. Ecco, questo per precisare quali sono le forme che più mi identifico.
Per quanto riguarda i colori, io sono proprio affascinato e interessato sempre ai colori, ai colori puri, i colori spettrali, perché, come per le forme, ho la stessa ricerca, lo stesso valore, cioè i colori spettrali sono colori esatti, misurabili, al di fuori di qualsiasi contaminazione di mescolanze e non mescolanze. Io utilizzo la serie dei tre colori primari, dei tre combinati, va bene, e poi le loro variazioni. Infatti, come per esempio noi vediamo qui, io ho un giallo, un verde e un magenta, il giallo, il cian e il rosso, va bene, che sono utilizzati come base essenziale nella ricerca musicale, eccetera, con poi l'aggiunta di nero o con l'aggiunta di bianco, eccetera, secondo i valori di che io ho bisogno per rendere quella determinata nota musicale, ma i colori sono questi. Per quanto riguarda la mia pittura, invece, ecco, come vedete, anche qui io ho i colori principali, ho il gruppo principale che è fatto dal giallo, dal blu e dal rosso. Le loro mescolanze, che sono blu e giallo, mi danno il verde, blu e rosso mi danno il viola, rosso e giallo mi danno l'arancio. Poi nella seconda parte ho delle modifiche di questi colori, cioè ho il rosso più chiaro, l'azzurro più chiaro, il giallo più chiaro, e poi la serie dei grigi, che io adopero moltissimo, perché i grigi non sono negazione di colore, ma sono una grande quantità di colore, un numero infinito di colori. Questi sono i grigi che io adopero. Poi nelle forme io adopero molto anche queste due parabole. Le parabole sono una esaltazione, della forma circolare, del cerchio, perché con la parabola io posso ottenere e collegare qualsiasi forma lineare, con il resto di tutta la composizione. Ora, le parabole sono, queste sono due, per esempio, sono tutte calcolate, perché tutte le mie composizioni, le forme presenti nelle mie composizioni, sono tutte calcolate, e quasi tutte sono calcolate sui rapporti aurei. Rapporti aurei è una cosa troppo complicata a spiegarvela in poche parole, ma è un modo di misurare, che deriva ancora dalla Grecia e prima ancora dalla Grecia, di misurare l'esattezza delle proporzioni, l'esattezza dei rapporti che esistono fra una forma e un'altra. Ecco. Ci presenta in modo diretto e personale una sua opera? Volentieri. Io vi parlerei di questa, che è uno degli ultimi quadri che sono riuscito a finire in febbraio, ed è un quadro abbastanza così, abbastanza interessante, penso, non lo so. Qui abbiamo, come al solito nella mia pittura di questi ultimi anni, il fondo che è grigio. Su questo fondo c'è un primo piano, un piano arretrato, diciamo così, formato da questa fascia di grigi e questa fascia fatta da delle parabole con i tre colori primari, e questo costituisce il, diciamo così, il fondo del dipinto.
Poi abbiamo, ho fatto in modo da avere un contrasto cromatico, va bene, con la zona dei tre colori, così, va bene, una zona con i colori abbastanza, non completamente, ma abbastanza complementari di questi. Infatti abbiamo il verde in due toni, il viola in due toni e il giallo in due toni. Ecco, vorrei da ottenere un contrasto fra questa forma, che è la più avanzata, la più vicina all'occhio dello spettatore, e questa, che è la più indietro. In mezzo, fra i due gruppi di forme, esistono queste due serie di parabole fatte con fili neri, i quali riprendono il discorso costruttivo delle parabole che ci sono qui sul fondo, in modo da creare una dimensione intermedia fra il primo gruppo di quadrati e il gruppo delle forme attorno. Ecco, questa è la spiegazione costruttiva, diciamo così, di questo quadro. Poi c'è la parte psicologica, artistica, eccetera, che questa, vi dico la verità, per me è difficile da spiegare, cari miei, perché è un quadro che va guardato e o lo si sente e lo si capisce, o non lo si sente e non lo si capisce, come per certa musica, è uguale, tale quale, il discorso non cambia assolutamente. Ecco, questo è il discorso che posso farvi io su questo quadro. A me dà molta emozione, me ne è data molto mentre lo facevo, e mi dà emozione ancora oggi ogni volta che lo guardo. Ecco, certo, è un tipo di pittura questa che, per avere una emozione, chi la guarda deve essere abituato a guardarla molto, a riflettere molto, a sentirla proprio cromaticamente e costruttivamente come pittura. Come si accosta a lavori finalizzati in modo diverso, in particolare alla scenografia? Dunque, io a lavori finalizzati in modo diverso mi avvicino, mi oriento normalmente con un metodo abbastanza uniforme, cioè io cerco di tenere presente la destinazione del tipo di lavoro diverso. L'incisione, per esempio, è molto vicina alla pittura, è la tecnica che cambia, ma sono molto vicina alla pittura, mentre la scenografia è molto vicina alla pittura da un punto di vista estetico. Però la scenografia serve a un teatro, la scenografia utilizza materiali che non sono soltanto quelli della forma e del colore, ma utilizza materiali propri di scena, tra l'altro gli attori o le marionette. E allora naturalmente devo preoccuparmi della possibilità, nella scenografia che faccio io, che ci sia una rispondenza estetica alla mia pittura, ma realizzata con tutti i mezzi che mi dà il teatro, cioè il colore io lo do con la luce colorata, il colore lo do con i fari vari, mentre la scena è tutta completamente bianca, e gli attori, nell'ultimo lavoro che ho fatto, le marionette erano completamente bianche, dalla testa ai piedi, prendevano colore dal colore che io avevo destinato in scena. Ecco. E poi naturalmente nella scenografia ci vuole lo spazio regolare perché le scene si possono muovere, perché le scene si possono muovere, ho detto, non soltanto gli attori o le marionette, ma anche le scene si devono poter trasportare durante la scena stessa. Ecco, per esempio, questa è
la scena del terzo atto della Regina della Neve di Andersen, dove io dovevo per forza costruire uno spazio scenico di ghiaccio, tutto fatto di ghiaccio. Naturalmente io avevo bisogno che le marionette o gli attori girassero attorno completamente a questa forma che io avevo messo in mezzo al palcoscenico. Ecco, questa è una delle mie scenografie che sono contento di aver fatto e che è andata molto bene. Questa è un'altra scenografia di altro tipo completamente, questa è per uno dei balletti studiati per una musica di Satie. Qui la musica era fatta in modo che cambiava completamente la musica e faceva cambiare i colori della scena, la musica stessa. È stata data a Gerolamo questa ed era veramente di un effetto straordinario, perché l'unico ballerino presente era un ballerino vestito tutto, un ballerino della Scala vestito tutto di bianco, che cambiava luce continuamente, perché le luci cambiavano in funzione della musica. Ecco, e questa la scena era molto semplice perché c'era un ballerino solo, in scena non potevo complicare la scena con tante gente, però è una scena molto bella, come questa sfera a quattro lati cambiava, girava su se stessa e cambiava completamente colore. Quale messaggio pensa di poter dare come uomo e come artista a giovani studenti della scuola media? Beh, cari amici, guardate, la prima cosa che io voglio dirvi è cercate soprattutto di essere liberi. Questa è la cosa che io proprio vi consiglio. Non fatevi influenzare dai pensieri degli altri. Ormai siete già abbastanza grandi, potete farvi le vostre idee e quando le avete fatte, maturate bene, idee su qualunque cosa, intendiamoci, non solo sull'arte, su qualunque modo di vivere, state fedeli alle idee che vi siete scelto, difendetele. Questa è l'unica cosa che posso dire. Per quanto riguarda l'arte, troverete molti disposti ad assecondare le idee più assurde. Voi fatevi una vostra idea e cercatevi di capire seriamente dov'è l'arte, dove va l'arte, e poi difendete le vostre idee, nella massima libertà. Ecco.